1987, si gioca il primo mondiale in Nuova Zelanda. La partita inaugurale sarà All Black Italia. Questa è la maglia di Marzio Innocenti, capitano di quella spedizione. Spedizione iniziata un po' monca perché mancava il numero 10 Stefano Bettarello, ma una squadra grintosa di vecchi amici, allenati da Marco Bollesan. Ancora oggi quel mondiale è il miglior mondiale giocato dall'Italia per risultati. Di un soffio noi abbiamo guadagnato la qualificazione alla seconda fase, ma un mondiale che è iniziato anche per tutte le squadre, anche per il mondiale stesso, un po' a monco, perché mancava il Sudafrica. Erano gli anni dell'apartheid, erano gli anni in cui le squadre del mondo hanno scelto di non giocare contro squadre sudafricane, ed è per questo che negli anni precedenti gli All Black, non volendo vincere il mondiale, perché sapevano che l'avrebbero vinto in casa, una squadra fortissima, non volevano vincerlo senza aver battuto il Sudafrica, per cui le famose partite nei Cavaliers, dove gli All Black hanno sfidato il Sudafrica sotto falso nome, a un mondiale importante. Perdiamo con gli All Black nella partita inaugurale, perdiamo con l'Argentina, vinciamo con le Fiji e non ci qualifichiamo per la peggior differenza media con l'Argentina.